Allora, prima cosa, anzi due cose, adesso facciamo vedere da dove nasce più o meno l'idea di fare la trasformata di Fourier, che possiamo collegarla molto bene alle serie di Fourier, adesso vediamo come. E poi anche vedremo che probabilmente ho deciso di cambiare notazione, nel senso che questo è un fatto di notazione da tenere presente. Quando io scrivo F cappuccio di psi, in genere è uguale a 1 su A integrata meno infinito più infinito di E alla I psi B T in DT, F di T. Ora, le scelte di A sono a seconda più o meno 1, più o meno 1 su radice di 2 pi greco. Ci potete trovare una qualunque cosa del genere. Poi, le scelte di B ci potete trovare più o meno 1, più o meno 2 pi greco, in genere trovate questo. Allora, la scelta che faremo noi metteremo A uguale 1 e B uguale meno 2 pi greco. Questa è la scelta che dovrebbe essere, se non sbaglio, se sono andato a vedere bene quello che vi fanno gli altri corsi, dovrebbe essere coerente con quello che vi fanno gli altri corsi. Ok? Nella lezione scorsa, in matematica quasi sempre si usa qua meno 1. È più comune a me, non so se in matematica, almeno nei corsi di matematica che ho seguito io, si prendeva meno 1. Però è chiaro che non cambia niente da un punto di vista concettuale, cambiano delle costanti. Quindi per determinate scelte nel teorema di Blancherelle ci dovete mettere la costante davanti, poi vedrete. Invece per altre scelte no. E così via. Comunque, quindi noi come definizione daremo, qua non ci mettiamo niente, qua ci mettiamo e alla meno 2 di greco i sì. Ok, questo è quello che si chiama il nucleo della funzione, il nucleo integrale che è stato trasformato da TX. Però perché viene, da dove viene questa idea di fare questa trasformata? Allora, partiamo da una funzione periodica. Allora, prendiamo una funzione periodica molto semplice. Prendiamo una funzione periodica, per esempio, allora, tra meno un mezzo, la funzione vale 1. Quindi questo è centrato in 0. Periodica di quando la vogliamo ripetere? Diciamo che la vogliamo ripetere dopo un periodo di, quindi qua facciamo un po' per destra, abbiamo t meno un mezzo, t più un mezzo, e
funzione si ripete. Ok? E così ogni t, 2t, t per un mezzo, 2t più un mezzo, e si rifinisce. Va bene? Ora questa funzione usiamo come variabile indipendente la variabile t piccolo per indicare un tempo sostanzialmente. E qua abbiamo la nostra lezione t. Allora, noi sappiamo che la mia f di t, allora quindi f di t vale 1 se t è minore di un mezzo, o uno potrebbe dire minore di un mezzo o minore uguale di un mezzo. Dal punto di vista di quello che dobbiamo fare noi è completamente indifferente, perché con gli integrali sappiamo benissimo che se alteriamo una funzione su insieme di misura nulla non succede niente. Quindi 0 se il valore assoluto di t è minore, è maggiore di un mezzo, e poi f t periodica, ovviamente il periodo t deve essere maggiore di 1, e se t non è maggiore di 1 questo si trova a poco. Arrivare fino a t meno un mezzo. Scegliendo così l'ho messa a 0 sugli estremi, posso metterla a 1 sugli estremi, 1 su un estremo, 0 su un altro estremo, dal punto di vista di quello che devo fare non cambia assolutamente niente. Cosa sappiamo noi? La prima parte, questi primi 5-10 minuti, dobbiamo non cambiare, ma come dire, arricchire la nostra scrittura delle serie di Fourier scrivendola in un altro modo. Una funzione del genere si può sviluppare in serie di Fourier. Allora, quali sono le funzioni da usare? Allora, quando il periodo era 2π greco erano 1 coseno di t, invece stavolta saranno 1 coseno di, se la voglio periodica di periodo 2π greco, di periodo t invece che 2π greco, per me saranno coseno di 2π greco su t, e t coseno 2π greco t per 2t coseno 2π greco t per t, e così e similmente ci saranno quelle coseno. Qua quando io ci metto da 0 passo a t, l'argomento del seno è aumentato esattamente di 2π greco, quindi il valore del seno
ed è così, insomma, le due righe si ripropongono. Oh, però noi siamo abituati appunto a sviluppare, allora, che questo sia un sistema ortonormale completo sulle funzioni L2 tra meno t-mezzi e t-mezzi, funziona così come abbiamo dimostrato, semplicemente una dilatazione, e non è un problema. Sistema ortogonale completo, eh? Poi per quanto riguarda la, la norma in L2, bisogna fare il conto, perché quando io vado a fare l'integrale tra meno t e t, di, prendiamo, tanto c'hanno tutte la stessa norma tranne la, la funzione 1, la funzione 1 in t, questa mi darà 2t, no? 1 al quadrato, quindi qua devo dividere, se la voglio normalizzare devo dividere per 2t, oppure divido per t, e questo era quello che chiamavo a con 0. Poi se ricordate la normalizzazione era nascosta nel fatto che quando facevo la serie ci mettevo con 0 mezzi. Andiamo a vedere questo per a con 0, questo veniva dal fatto che questo qua faceva 2. Se invece vado a fare integrale a meno t e t di, che ne so, coseno al quadrato di 2 pi greco su t a per h di piccolo e di t, questo quanto mi fa? Allora io devo fare 2 pi greco su t per t piccolo uguale a, chiamiamolo s, ok? Allora questo che cosa mi viene? Mi viene integrale tra pi greco su t, perché questo qua lo devo fare tra meno t mezzi e t mezzi, perché il periodo deve essere un po', deve essere un po', ma questo faccio qua, se lo faccio tra meno t mezzi e t mezzi, e la posizione è quella di prima. Allora, quando qua ci metto meno t mezzi, qua mi viene integrato tra meno pi greco e pi greco del coseno quadro di hs, però attenzione, chi è dt? Dt è t su 2 pi greco s, ok? Ma questo qua fa, questo integrale qua fa pi greco, quindi questo qua fa pi mezzi. Qua lo sappiamo, quindi come vedete le norme al quadrato, come nel caso del periodo 2π greco, cioè questo faceva 2π greco e tutte le altre facevano π greco, nel caso del periodo t queste fanno tutte t e queste fanno tutte t mezzi, ok? Allora, adesso però dobbiamo fare un salto di paradigma, cioè noi vogliamo scrivere, allora noi che cosa sappiamo? Sappiamo che adesso se definiamo i coefficienti di Fourier in maniera opportuna, adeguandoli al fatto che il periodo è t e non è 2π greco, possiamo scrivere la nostra serie, la nostra funzione come somma di una serie, anzi due serie monolatere, cioè fai somma di a con n coseno di certe funzioni più somma di b con n seno di certe funzioni. No, perché se fosse 1 farebbe 2 pi greco, questo è uguale a integrale di seno quadro per uno shift, che quella è lo stesso shift di una funzione su un multiplo del periodo, ok? Siccome sono uguali e la somma fa 1, l'integrale di 1 fa 2 pi greco, l'integrale di ciascuno di questi due fa 1, ok?
Allora, quindi questo fa i mezzi. Però io non voglio usare due successioni di funzioni. E allora cosa faccio? Ne uso un'altra equivalente, una che equivale a tutte e due, però è una successione bilatera, che è la successione E elevato alla n i 2π greco su. Se venite qui, mettiamo prima la i, n. L'unica cosa che non mi adeguerò mai alla notazione degli ingegneri, la i resterà per me sempre i. Ok? Almeno questo in matematica. Lo lasciamo stare. La i per noi. Ok? Perché? Perché chi è questo? Questo è coseno di n 2pi greco su i, o 2pi greco su pi per n, più i seno di 2pi greco su i per n. Allora, se ci metto il meno e alla meno i n 2pi greco su i, questa è coseno di 2pi greco su i per n meno i seno di 2pi greco su i per n. Perché il coseno è pari al seno. Allora, vedete bene che se adesso io faccio la semisomma ottengo il coseno. Questo qua. Se io faccio la semidifferenza, la divido per 2i, ottengo il seno. Quindi una combinazione lineare di queste due funzioni mi dà queste due. Viceversa, è evidente che la combinazione lineare di questa e questa con i coefficienti 1 e i mi dà questa, la combinazione lineare di questa e questa con i coefficienti 1 e meno i mi dà questa. Dice, ma abbiamo usato coefficienti complessi, e vabbè, non fa niente. Se le funzioni sono a valori complessi, l'importante è che la variabile sia reale, questi non sono integrali complessi. Se la variabile è reale, t, se la funzione ha valori complessi è come se fosse, diciamo, c'è una parte reale e una parte immaginaria. Quindi, le funzioni queste mi danno queste due, mi danno lo stesso span di queste due. Quindi, per generare quello che generano quelle due funzioni là, se però faccio e alla 0, quando mi viene 1, quindi che cosa vedete? Che quando n è uguale a 0 mi viene questa funzione qua, quando n è uguale a 1 e a meno 1 mi vengono due funzioni che mi fanno lo stesso span di questa, a 2 meno 2 due funzioni che mi fanno lo stesso span di questa e così. Quindi se io considero la successione e alla i n 2pi greco su t, n appartenente a z, cioè n che va da meno infinito a più infinito, questa successione, almeno se io vado da meno n a n, è come è equivalente dal punto di vista dello span, delle funzioni che genera, a tutte quelle, queste funzioni, alle 2n più 1 funzioni che stanno qua. Infatti questo è un 2n più 1, perché quando vado da meno n a n c'è lo 0 in mezzo e quindi sono 2n più 1. Quindi sono lo span esattamente lo stesso. Allora andiamo a vedere che succede. Che succede in questo caso? In questo caso, quando io vado a fare il prodotto ermitiano, questa volta sono due funzioni a valori complessi, quindi devo fare il prodotto scalare, si fa così, devo fare l'integrale da meno qmens e qmens di f per g con k, quindi se voglio fare, lo chiamiamo prodotto ermitiano, non prodotto scalare, ok?
questo quello che mi servirà per fare le proiezioni alla serie. Se definiamo il prodotto mediano in questo modo, allora che cosa succede? Succede, andiamo a vedere la norma, chi è il prodotto mediano di una funzione con se stessa, cioè la norma quadrata, la solita norma di LD. Però quando vado a fare l'integrale da meno t mezzo e t mezzo di e alla i n 2 pi greco t per e alla meno i m 2 pi greco su t di piccolo, quando mi viene? Allora, grazie alla periodicità, facendo il cambio di variabile, allora qua ci ho messo meno perché sarebbe quella con la n, con n e poi coniugata, che viene la coniugata di e alla i qualcosa, che è almeno i qualcosa. E quando vado a fare questo prodotto, questo integrale qua, questo integrale mi fa, allora lo scrivo qua, mi fa 0 se n è diverso da n. E quando mi fa se n è uguale a n? Se n è uguale a n, questi sono e alla i n per e alla meno i m fa e alla 0 fa 1, e quindi mi fa se n è uguale a n. Quindi vedete che stavolta recuperate anche il fatto che tutte queste funzioni c'hanno tutte, insomma, se io ho questa funzione la chiamo, diciamo, come la vogliamo chiamare, insomma, la norma di e alla i n 2 pi greco t l2 al quadrato di meno t mezzo t mezzi, questa norma qua fa sempre, questa norma qua fa sempre. Allora, quindi cosa posso dire? Che se io ho una funzione, poi torniamo alla funzione dell'esempio, queste non mi servono più, quindi le posso cancellare. Allora, posso dire che questa è una base ortogonale, non è ortonormale, però tutte le funzioni hanno la stessa lunghezza, hanno tutte lunghezza uguale a radical t, ok? Poi posso dire che una funzione f di t è f di periodica, e ovviamente in L2 di meno t t, perché noi avevamo fatto vedere che si poteva fare lo sviluppo per ogni funzione di L2, e anzi valeva l'uguaglianza di questo, no, l'uguaglianza. Allora posso dire che questa è uguale alla somma per n che va da meno infinito a più infinito di certi coefficienti c con n per e alla i n 2 pi greco. Ok? E dov'è? Chi è c con n? C con n è il coefficiente di proiezione. Mo le proiezioni noi le abbiamo fatte sugli spazi reali, ma è uguale, è la stessa cosa. Invece di usare, quando nello spazio c'è una base ortogonale, fare la proiezione, devi fare f e alla i n 2 pi greco t fratto la funzione del mediano, non scalare, mediano se stesso. Ok? Grande.
E chi è? Questo è 1 su t, questo vale da t, per l'integrale da l'integrale da meno infinito, da meno di mezzo a più mezzo di f di t per e alla meno 2pi greco i n t piccolo. Vabbè, la i dovrebbe essere messa sempre qui. I perché? Perché il prodotto ermitiano è questa per la quantità di questo. Quindi questo è il coefficiente. Quindi noi questo lo sappiamo già. Questo lo sappiamo già. Quindi questo non è altro che la scrittura della serie di Fourier per una funzione periodica di periodo t, però scritta usando un poco meglio, diciamo. Allora, cosa intendo quando parlo di, per esempio, se qua dovessi parlare di convergenza, come si fa la convergenza? E fai da meno n grande a n grande e poi fai tendere n grande a infinito. Cioè, chiaro, così, perché se lo fai da meno n grande a n grande è come prima facevi, usavi le stesse funzioni fino a n grande. Con quelle ci generi esattamente lo stesso spendo, cambiano i coefficienti perché cambiano le funzioni, ma è come considerare un'altra base, dice ma questa base c'ha i numeri complessi, e vabbè, diciamo se le funzioni le consideriamo valori complessi e quindi diciamo possiamo usare come scalare i complessi, usiamo il prodotto ermitiano invece il prodotto scalare, va bene qua. Anzi, in questo modo potremmo sviluppare anche funzioni a valori complessi periodici. Chiaro? Cambia poco, perché è come fare due sviluppi insieme, no? E poi c'è la parte reale, la parte immaginaria. Diciamo un piccolo cambio di notazione, però diciamo adesso ormai siamo stati abituati, almeno sappiamo che cos'è l'esponenziale complesso, no? Abbiamo visto. È vero la variabile reale, però esponenziale di t comunque un numero complesso con la idea, ok? Oh, allora andiamo a vedere però l'idea è che io adesso voglio prendere t e farlo andare a infinito, ok? Però per far capire meglio quello che succede, andiamo a fare questo procedimento non su una funzione f da prima, non su una f qualunque, in realtà sarà lo stesso, però cominciamo a farlo vedere nel caso di un esempio, perché nel caso di un esempio io la convergenza di certe cose la posso far vedere direttamente, no? Vedo le calcolo, vedo quanto fanno, senza dover dimostrare in generale che convengono. Allora, facciamolo apposta. Ho preso quella funzione là, quella funzione là è allora quella solo con u che vale 1 tra meno un mezzo e un mezzo, la chiamate, se non sbaglio, la funzione retto che vale scattate il collegamento finalmente. La chiamate e quella là però è periodizzata in maniera che sia vera di periodo. Allora andiamo a calcolare c con n in questo caso. Allora che devo fare? C con n è uguale a 1 su t, a 1 su t, a per l'integrale da meno t mezzo
atti mezzi di tre di t per e alla meno 1i su 2t greco n su t. Ora notate che questa è una funzione rect, è una funzione che vale 0, 1, quindi è una funzione reale. Non solo, è anche una funzione pari. Quindi qua, quando vado a sostituire, questo è coseno di questa roba meno i volte seno di questa roba. Allora, il coseno è pari, il seno è dispari. Pari per dispari fa dispari, quando vado a integrare la funzione dispari, quello integrato mi fa 0. Quindi questo qua lo posso scrivere, è uguale. Poi, la funzione rect tra meno un mezzo e un mezzo vale 1, oltre vale 0. Quindi qua posso scrivere uguale a 1 su t integrale tra meno un mezzo e un mezzo di coseno di 2π greco n di vitto su π greco di t. È chiaro perché la parte reale è il coseno di questa roba qua. Ok? La parte immaginaria, non è che ce la scrivo, però la devi integrare a 0. O se preferite, essendo questa pari, posso anche scrivere due volte integrata a 0 e mezzo. Posso usare? Sì. Essendo funzione periodica, consideriamo sempre l'intervallo di meno mezzo e mezzo prima che... Allora, tu come fai quando fai le serie di Fourier delle funzioni periodiche di 2π greco? Il prodotto scalare lo fai tra meno π greco e π greco, che è meno t mezzi t mezzi. Il prodotto scalare è qua si fa tra meno t mezzi e t mezzi. Avevo preso come riferimento t vale t, anche perché non c'è niente qua è meno t mezzo, qua è t mezzo, chiaro? Questo è un pericolo, qua c'è un altro pericolo, qua c'è un altro pericolo, chiaro? Ok, io apposta l'ho presa che non ha che uno non ha relazione col periodo, perché questa prende un pezzetto e poi il resto vale 0. Tu hai un pezzo che vale 1, che è lungo 1, e un pezzo che è lungo t-1, che vale 0, poi c'è 1, t-1 come larghezza. E quel periodo, diciamo, la larghezza relativa dipende da t. Ok. E vabbè, e questo si fa, perché chi è? La è 2 su t, la primitiva di questa non è altro che seno di 2 pi greco n t su t. Allora, n, diciamo, lo prendo maggiore o uguale di 1, che se n è uguale a 1 l'integrale quando fa? Qua viene 1, fa 2 su t, no, fa 1 su t, e questo fa un mezzo per 2 su t fa 1 su t. Se invece n è maggiore o uguale di 1, se n è maggiore o uguale di 1, quando mi fa questo integrale? Questo integrale la primitiva è 2 su t per seno di questa roba, è moltiplicato però per che cosa? Per t su 2 pi greco n, quindi t 2, e poi questa qui deve essere valutata tra 0 e un mezzo, quindi qua mi viene l'integrale c con n. Allora questa era c con 0, qua c con n viene seno di 0
aspetta, coseno, sì, seno. Seno di 0 fa 0. Quando ci metto un mezzo, viene seno di pi greco n su t piccolo per 1 su pi greco n. Ok? Qua se giriamo tutti viene 1 su pi greco n, c'è questa roba. Tra l'altro, quando n tende a 0, n è discreto, quindi non può tendere a 0. Ma immaginiamo per un attimo che sia continuo. Se n tendesse a 0, questo tenderebbe proprio a 1, a 1 su t. Allora, come vedete, noi abbiamo dei valori di una certa funzione. Se questa funzione la moltiplichiamo per t, cioè allora t c con n, per meglio dire, allora, t c con 0 fa 1, t c con n fa t su pi greco n per il seno di pi greco n. Ok? Allora, prendiamo la funzione adesso, la rect, c'ho bisogno di spazio, quindi la f la cancello. Ok? Serve per una dimostrazione, serve solo per intuito. Allora andiamo a vedere come si comporta questa funzione, per esempio prendiamo t uguale 2. Se prendo t uguale a 2, la funzione qua vale 1 in 0. Poi
in scusate, mettiamo sì uguale y n, se no non mi trovo poi. Ok? Uguale 2, poi abbiamo pi greco mezzi a pi greco mezzi, pi greco 1 su 2 fa pi greco mezzi, la funzione mi fa 2 su pi greco, 2 su pi greco, insomma mi fa un certo valore. Andiamo a vedere a pi greco, a pi greco mi fa 0, qua la funzione fa 2 su pi greco, perché fa 2 su pi greco? Perché il seno fa 1 pi greco mezzo e davanti ci sta il reciproco di pi greco mezzo che fa 2 su pi greco. Sto prendendo n uguale 2, scusate, pi uguale 2, n uguale 0, 1, 2. Okay. Ok, qua viene 0, andiamo a vedere 3 pi greco mezzi, stavolta il seno vale meno 1 perché a 3 pi greco mezzi il seno vale meno 1 e davanti però che cosa c'ho? C'ho il reciproco, quindi mi verrà meno 2 pi greco terzi, meno 2 su pi greco terzi, cioè questo valore diviso per 3, poi qua mi viene di nuovo 0, poi qua mi viene più 2 su pi greco quinti, insomma viene una cosa così, e dall'altra parte è simmetrico, questa funzione è ovviamente una funzione pari. Ok? Quindi vedete, vengono questo valore qua, questo valore qua di meno, qua vale 0, qua vale, va dall'altra parte, qua torna a 0, qua la parte positiva però è più corto. Allora, rifacciamo la stessa cosa per un multiplo di questi. Per esempio t uguale 6. T uguale 6. Allora, stavolta, prima di arrivare a pi greco mezzi, n deve arrivare a 3. Però, mettiamo che n sia uguale a 3. Se n è uguale a 3, la cosa mi viene qua. Questo mi viene pi greco mezzo, questo mi viene 2 pi greco come prima, quindi quando arriviamo a pi greco mezzo il valore viene esattamente lo stesso valore di prima. Quindi quando pi greco n su t grande è uguale per diversi valori di t ed n è uguale, davanti ci sta scritto il reciproco, quindi quando vale pi greco mezzi
mezzi, l'argomento del seno, e qua mi verrà sempre il seno del pi greco mezzi per il reciproco del pi greco mezzi fa sempre 2 pi greco. Ok? E che cosa succede venendo uguale a 0, 1 e 2? Venendo uguale a 0, 1 e 2 vengono fuori dei valori fatti così. Ok? E che cosa succede per n uguale, quando arrivo a 6 arrivo qua, cosa succede per n uguale 4 e 5? Vengono dei valori fatti così. Cosa succede per n uguale 7 e 8? Dei valori fatti così. Poi dall'altra parte dei valori fatti così. Dall'altra parte abbiamo dei valori fatti così. Oh, che cosa succede adesso quando prendo t 12? Che si infittisce questa cosa qui? In realtà, per come ho sistemato io le cose, per come ho sistemato io le cose, quelli chi sono? Sono esattamente questa gn di xi, dove la metto diverso da 0, chi è? Non è altro che seno di xi su xi. Non è altro che seno di xi su xi. Ah, vedete? Nei punti dove è definita, dove non è definita non è vale a 0. Questo quando, questo lo chiamo xi, questo non è altro che xi. Le ho sistemate io apposta le cose però per fare così. Ma dobbiamo vedere che sistemare le cose così c'ha un senso. Perché c'ha un senso? Perché io so che la f era questa. Ok? La f era quella roba lì. Quindi, vabbè, quello poi mi serve che quando vado al contrario per ottenere la, per intuire, non per dimostrare, la formula di inversione. Allora, facciamo così. Noi abbiamo definito Gigonagno in quel modo, abbiamo fatto queste posizioni con questa funzione rect e adesso facciamo 5 minuti di pausa. Ok? Fino adesso penso sia tutto chiaro, perché noi abbiamo dovuto superare vari problemi. Allora, li ripeto prima di fare la pausa. Primo problema, noi abbiamo fatto le serie di Fourier usando seno e coseno. Le serie di Fourier si possono fare usando E alla INT. E semplicemente la serie la fai bilatera, la successione ortogonale E alla INT. Dice, ma questo se la vuoi periodo di periodo 2π, che E alla INT è periodo di periodo 2π. E se la vuoi periodo di periodo t grande, è invece di 1 davanti ci devi mettere 2π su t, 2π su t. Infatti se t qua 2π, 2π su t fa 1. E quindi le funzioni da usare sono e alla i n 2π su t grande per t. Quindi hai questa espressione per le serie di Fourier. Quindi c con n non è altro che, come prima, tu facevi, cosa facevi? Facevi l'integrale sul periodo e poi dividevi per il periodo quando era la funzione 1, per il, diciamo due volte, per metà del periodo quando prendevi una delle due funzioni, siccome stavolta diciamo stavolta dividi sempre per il periodo.
quindi non hai, tra l'altro, pure più agevole la formula che devi sempre prendere. Ok? E questo intanto ci dice che noi abbiamo questa espressione e valgono teoremi in tutto e per tutto analoghi. Il fatto che la funzione abbia valori complessi non fa niente, perché l'importante è che la variabile sia vera. L'unica cosa, appunto, è che quando usiamo i prodotti, vabbè, in questo caso sono prodotti ermitiani, non prodotti scalari, quindi bisogna fare l'integrale della funzione, diciamo, quando facciamo il prodotto ermitiano delle due funzioni, bisogna fare l'integrale della funzione f per coniugarli. E fino a qua era semplicemente un problema di aggiornamento, diciamo, delle nostre notazioni sulla serie di Jouy. Adesso, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una funzione standard, molto semplice, la funzione rect, l'abbiamo periodizzata di periodo t grande, perché la mia idea quale può essere? Che adesso io t grande lo voglio far andare a infinito. Perché se t grande va a infinito, le repliche spariscono, se ne vanno a infinito. Quindi mi rimane solo la funzione rect. Quindi in qualche modo io vorrei scrivere la funzione rect come una somma di certi coefficienti per... Allora, che cosa mi dice questa? Quando io ho la rect periodizzata, mi dice che questa è la somma di certi coefficienti per certe funzioni che hanno certe frequenze fisse. Che queste c'hanno? Che periodo hanno queste? Questa qua c'ha periodo t su n. L'ennesima funzione, l'ennesima armonica c'è il periodo t su n. Anche quando tu fai quella operazione di periodo 2π, no? E tu stai scrivendo la serie di Fourier, stai scrivendo una funzione di, di L2, ma periodizzata, periodizzata, L2 della meno π, quindi periodizzata, è la somma di tante funzioni che hanno periodi 2π, π, 2π terzo, 2π quarto, 2π quinto, quindi i periodi delle funzioni qua ortogonali che vi chiedo non sono cambiati rispetto agli altri, perché io ho messo assieme le due funzioni che hanno lo stesso periodo. Sono esattamente 2π su n. E in generale, quando il periodo è t, sono t su n. Quindi questi sono i periodi che compaiono. E quindi ovviamente le frequenze sono legate al reciproco del periodo, no? E quindi tu hai una successione di frequenze che va verso il finito per queste funzioni, e queste funzioni che compaiono in quella serie che mi dai. E quando invece n tende a infinito, adesso voglio far vedere che questo qua mi porta naturalmente a definire una funzione che è la trasformata, e poi a far vedere che f poi sarà l'antitrasformata della trasformata. Ok? Quindi la trasformata sarà una funzione sempre definita su R, ma R in quel caso la variabile la chiamiamo psi, sta nello spazio delle frequenze, quindi ci sarà un valore per ogni frequenza data da un certo integrale, quello che dicevamo prima, e poi invece, almeno a intuito, la f non sarà altro che l'antitrasformata, cioè la trasformata la seconda volta fatta in meno, sì, insomma, della poi lo vediamo questo. È chiaro? A questo non può essere ancora chiaro perché non abbiamo ancora fatto, però fino a qua penso sia chiaro. Ok?